Bentornati all'appuntamento con l'informazione. Nuovo sbarco di migranti previsto per questa mattina a Cagliari. Sono 662 i profughi in arrivo a bordo della nave norvegese soccorsi nei giorni scorsi al largo delle coste libiche. I migranti si trovavano a bordo di 6 gommoni e sono stati recuperati da varie unità della Marina Militare e dalla Guardia Costiera. È stata organizzata l'accoglienza da parte della Prefettura di Cagliari e dopo le operazioni di identificazione e le visite mediche, gli stranieri verranno trasferiti nelle varie strutture ricettive dell'isola. Sono finiti i manette Giuliano Sulis di 64 anni e i due figli Simone e Mauro di 32 e 34 accusati di tentato omicidio avvenuto nel fine settimana a Iglesias ai danni di un operaio Graziano Pintore di 40 anni. A sparare sarebbe stato Simone al culmine di una colluttazione con la vittima. Il movente sarebbe legato ad una vendetta. Passiamo allo sport, al basket. La Dinamo Banco di Sardegna perde contro il Brindisi. La partita si è giocata al Palasera di Migni ed è finita 92 a 78. Il Cagliari invece è stato sconfitto a Novara per 1-0 nel posticipo di campionato. Ha perso così il primo posto in classifica. Per il rossoblù si tratta della seconda sconfitta della stagione. Grazie.